Buonasera, sono Lino Cestone, senpai della Kazeno Ryu Bugei Ogawa. Stasera vediamo la Che fai? testa. Che cos'ha? L'attacco di Uke, attacco molto semplice, pugno laterale, Awashi, Tui, in questo caso si sposterà dalla direzione, piega la testa, scenderà guardando sempre l'avversario e bloccherà l'attacco cogliendolo nel braccio e con il braccio destro e controllando con il braccio sinistro. Appena sentito il contatto, entrerà subito utilizzando la gamba sinistra. Quindi spingendo non solamente con le braccia, quindi riceverà la forza anche col movimento delle anche nel suo spazio e schiaccerà in modo da poter controllare e avere pieno controllo di Uke. A questo punto, tenendo sempre il controllo del suo braccio, poggerà la mano destra al suolo e immediatamente la gamba destra andrà verso il suo corpo. La sinistra si alzerà e effettuerà un Kami Bajan. L'operazione successiva, controllando il suo braccio destro, sarà quella di alzarsi velocemente e con il ginocchio sinistro schiacciare sul suo torace in modo da sgonfiare e rubargli tutta l'energia e immediatamente andare a colpire violentemente il suo viso. Tutta questa tecnica si svolge molto velocemente, essendo una tecnica di Jujutsu, e come in tutte le tecniche di Jujutsu si dovrà utilizzare il suolo come arma. Quindi, una volta catturato il suo braccio, l'azione sarà quella di schiantare violentemente al suolo Uke, in modo che subisca l'azione del suolo sulla sua schiena. Cosa importante, molto importante in questa tecnica, da ricordare sempre, come in tutte le azioni Kami Basani, vediamo il rallentatore, questo segmento, accolgo, controllo, entro di anche, schiaccio che, a questo punto sarà molto importante la distanza tra Torii e Uke. La distanza dovrà essere praticamente nulla. Più io sarò lontano da lui, più la mia azione sarà molto difficile, mi sarà molto complicato portarlo a terra. Più riuscirò a entrare e quindi a infilarmi e stare a contatto con il suo corpo, più per me sarà agevole portarlo a terra. Si porterà a terra con l'azione della gamba sinistra, che andrà a colpire, ma molto molto importante saranno le azioni delle anche che ruotando mi aiuteranno a portare giù uno che è potenzialmente più pesante di me. Una volta fatto questo, velocemente a schiacciare, velocemente a colpire con estrema violenza. Vediamo l'ultima volta la tecnica con una velocità naturale. Grazie.